Ok, allora buonasera a tutti di nuovo. Allora, stasera, scusate il ritardo intanto, avrete un po' più di pazienza perché non ho preparato una scaletta, quindi siamo decisamente così a ruota libera. Anche perché avevo iniziato a dare un'occhiata al FreeCAD. Ciao. Al FreeCAD, quello in versione di sviluppo, che sarebbe la versione 0.17 e che è disponibile per Ubuntu, cioè installandolo, aggiungendo il suo repository, insomma, tramite il suo PPA che sta nel sito Launchpad, eccetera, eccetera. Sotto la voce FreeCAD Daily, perché la comunità di sviluppo, appunto, ogni giorno fa l'upload dei progressi fatti, quindi io ogni giorno vedo che c'è da aggiornare il FreeCAD e ci sono delle differenze importanti rispetto alla versione stabile, che sarebbe la 0.16, che non vi posso illustrare perché appunto avevo iniziato ad usarlo, però è difficile capirci qualcosa, anche perché la documentazione è praticamente assente. E poi ci sono essendo la versione via di sviluppo, alcune cose non funzionano come dovrebbero. Vi faccio vedere un esempio. Allora, questo qui, dunque, sì, questa è la versione stabile, la 16, e questa è la versione in via di sviluppo, cioè la 17, cioè l'interfaccia è praticamente identica. Una prima differenza. Allora, in entrambe facciamo la stessa cosa, quindi io apro un nuovo documento, siamo nel Workbench Part Design, facciamo la stessa cosa anche qui, apriamo un nuovo documento e scegliamo il Workbench Part Design, ecco, e qui già cominciamo a vedere delle differenze, perché mentre qua lui mi propone, non so, crea uno schizzo cubo cilindro, qua invece ci propone crea corpo oppure crea una parte, e questa dovrebbe essere la novità più importante della versione in via di sviluppo, in quanto sono state inserite queste due entità che sovrastano tutte le altre. Allora, se noi seguiamo il percorso, gli diciamo crea corpo, lui crea un corpo. Infatti qua vediamo che nell'elenco degli oggetti, questa la chiudiamo, per ora non ci serve, ecco. Nell'elenco degli oggetti noi qua vediamo un elemento body che è vuoto, cioè nel senso non c'è nessuna geometria dentro, però l'elemento body presenta un'origine, cioè un sistema di assi che vedete che è ombreggiato perché in questo caso per default è invisibile. Premendo la barra spaziatrice, noi lo rendiamo visibile, eccolo qua. Questa chiaramente sarà la vista sopra, mettiamo la vista, ecco, questo è il sistema degli assi. Quindi abbiamo un'origine di questa entità body e poi abbiamo appunto i tre assi e i tre piani. Allora, una delle cose più interessanti, cioè l'unica cosa interessante che sono riuscito a capire di questa nuova struttura è questa, perché mentre prima se io creavo o inserivo una primitiva, per esempio usando l'altro ambiente che è l'ambiente part, ecco, noi qua abbiamo l'elenco così delle primitive semplici, per esempio se noi inseriamo un cubo qualsiasi, eccolo qui. Ecco, vedete che il cubo viene generato ovviamente sul sistema del cartesiano di default che viene visualizzato qui, quindi è allineato su questi assi qua. L'origine è sempre per gli oggetti che non sono cilindrici, l'origine è sempre nell'angolo in basso a sinistra, quindi è questo qui dove vedete che sto mettendo il cursore. Però ecco qui per esempio non ho un sistema di riferimento, cioè se io voglio capire effettivamente dove è messo questo cubo e farvi visualizzare una griglia, devo uscire da questo ambiente, andare sull'ambiente draft, attivare la griglia in draft, ecco vedete questa è la griglia del draft,
E allora, in questo caso, sulla griglia io riesco a vedere, perché sono evidenziati, l'asse x e l'asse y, e quindi questo mi fa capire che l'origine del cubo, cioè il punto di origine del cubo, è lo spigolo in basso a sinistra. Allora, cosa succede? Se io cambio l'orientamento di questo cubo, non so, allora posso andare qua nelle proprietà. In una delle proprietà è il placement, che ora vediamo che di là l'hanno chiamato in un altro modo, anzi vediamolo subito, perché in questo caso anche il body ha le sue proprietà, eccole qua, anche il body ha una proprietà placement e quindi ha anche lui una posizione della sua origine, che è il punto x0, insomma 000, e ha un suo orientamento, perché la proprietà placement si divide in due, cioè c'è un vettore che identifica l'origine e c'è un vettore, anzi non è un vettore, l'ingegnere qua, se dico qualche stupidaggine, è padronissimo di correggermi. È un quaternione, cioè che consiste in un vettore di tre elementi più un angolo, e con questo insieme di valori si definisce l'orientamento assoluto di un oggetto nello spazio. Quindi, noi manipolando questi valori qua, possiamo spostare gli oggetti oppure variarne l'inclinazione. Lo possiamo fare numericamente oppure lo possiamo fare graficamente a mano, sempre usando, in questo caso ci sono diversi modi. Io posso andare in draft, per esempio, posso attivare la vista frontale, attivo la vista frontale, sono nell'ambiente draft, seleziono l'oggetto, gli dico spostamelo. Aspettate che prima mettiamo la griglia su questa vista qui. Griglia, griglia, please. Ecco, vedete, certe volte, ecco, griglia, non c'è griglia, ok? Allora, piano, X, Z, griglia, please. Niente, si rifiuta di darmi la griglia, ok? Vabbè, facciamo senza griglia ormai. Quindi, io seleziono l'oggetto, sono nell'ambiente draft, posso agganciarmi a uno spigolo dell'oggetto, spostare, e sposto l'oggetto. Lo stesso per la rotazione, seleziono l'oggetto, scelgo la rotazione, mi aggancio a uno spigolo oppure mi posso agganciare a un elemento della griglia se me la facesse vedere. Ecco, mi posso agganciare, poi traccio il vettore, ruoto, ecco, va bene? In questo caso, ecco, poi lui ogni tanto ha dei problemi di visualizzazione, non chiedetemi come mai. No, questo ancora non ho capito se è un problema di rendering dell'OpenGL oppure se è un problema suo. Comunque, ogni tanto gli passa, vediamo un po'. Visualizza, questo è standard, visualizza la selezione. Ecco, ok. Se adesso noi andiamo a vedere il placement del cubo, vediamo che i valori sono cambiati, cioè cambiato le coordinate della posizione e sono cambiati i valori che identificano l'orientamento. Ok? La stessa cosa la possiamo fare sempre selezionando l'oggetto e andando nel menu Modifica alla voce Posizionamento. Allora noi abbiamo questa finestra di dialogo qua che ci consente appunto di fare le stesse cose, però magari in una maniera più precisa, e soprattutto ci permette di usare le modifiche in senso incrementale, cioè se io vedete che lui qua adesso come rotazione mi dà i valori assoluti che abbiamo ottenuto avendo manipolato la posizione, no? Quindi questi sono i valori dei tre assi, 0, meno 1, 0, e questo è il valore dell'angolo. Se io metto il check ad applica le modifiche incrementali, lui automaticamente azzera questi valori. E quindi io posso stabilire, non so, uno scostamento di tot gradi a partire da questa posizione, in senso relativo alla posizione che aveva precedentemente.
Ecco. Allora, ora cosa succede nella nuova versione? Perlomeno quello che ho scoperto finora. Succede che io adesso, io per esempio qui ho questo body che chiaramente è orientato nel senso assoluto del sistema di assi. Quindi io posso, per esempio, andare a cambiare l'orientamento di tutto il body. Quindi andiamo nel placement. Per esempio, orientiamo tutto ruotando, non so, di 15 gradi rispetto all'asse X, no? Quindi allora io tolgo l'1 dallo Z, metto X1 e vado a cambiare. Ecco, vedete che mi si sta ruotando sull'asse X, ok? Vabbè, gli do una rotazione così a caso, 30 gradi, 32, non so. 30 gradi. Insomma, io allora ho questo body vuoto. E l'ho orientato di 30 gradi sull'asse X. Ok? Ora, se io vado nell'ambiente part e faccio un cubo qualsiasi, ecco, faccio un cubo qualsiasi, vedo che il cubo è orientato secondo il sistema di coordinate assoluto. Allora, io adesso che faccio? Prendo il cubo, lo infilo dentro il body. Ecco, non me ce lo fa mettere. Perché non me lo fa mettere? Sei già dentro, è quello No. sul bobbio dici. Ah, no, è vero, sì. È vero, sono già dentro. Allora no, aspettate. Perché qui si vede pochissimo, però vedete che c'è un celestino. Il body è celestino perché è attivato. Se io faccio doppio clic, lo disattivo. A questo punto il cubo è come prima, però è fuori del. No, è ancora dentro il body. Scusa, lo sfondo non puoi farlo più puro? Quale sfondo? Lo sfondo, se no, aumenti il contrasto. La finestra, cioè il grigio Ah, perché celestino. non si vede bene lì, Secondo me se lo aumenti nero c'è più contrasto. Non so come si fa. Vediamo, non l'ho mai Fammi cambiato. vedere allora. Tasto destro. Non l'ho mai cambiato. Colori. Colore dello sfondo, vabbè, mettiamolo un po' più scuro. No, perché comunque un gradiente di colore. Aspetta. Sì, non Ah no, gli scuriamo anche quest'altro, il secondo colore che usa come gradiente. Ecco, vediamo. Ora va un po' meglio. c'è già un po' più di contrasto. No, allora sì, non me lo fa fare perché probabilmente non è un oggetto parte, non è un parte design. Allora, dunque, fatemi capire, l'ho fatta oggi questa cosa. Quindi se noi facciamo un oggetto. Eh? Colore semplice metti nero. Ah, dici, eh? No, vogliamo fare così, nero? Ok. Sempre nero con fuoco. Devi fare quello lì, metti sopra c'è Colore colore semplice. semplice, metti nero lì. Un nero grigio, quello preferisci, insomma, quello Beh, usiamo un po' più chiaretto. chiaretto, dai. Ecco. Ok, vabbè. Allora proviamo a fare facciamo uno sketch. Oddio, che ho fatto adesso? Povero me. Aiuto. Sopra dove c'è vista combinata, lì verso di fianco a vista chiusa, scegli come la barra per spostare il punto. Sopra, sopra. Ecco lì, un po' più su, sopra non c'è, ecco lì, laggiù, Oh sì, ok, sì. Allora.
sto facendo un prisma a caso, ecco, abbiamo fatto un prisma a caso, che non è in quel body lì, ma è in un altro body. Ecco. Quindi io ho preso il prisma che avevo fatto prima a caso, che era in un altro body, insomma. Vedete che questo prisma qui è stato fatto su un altro body che era orientato secondo l'asse di riferimento, secondo il sistema di default. Se io prendo la parte così e la trasporto nell'altro body che è stato inclinato, questa parte qui automaticamente viene inserita nell'altro sistema e quindi cambia automaticamente l'orientamento. E questo qui, cioè secondo me, rispetto alla versione precedente, è una scorciatoia grandissima, perché consente di, in un colpo solo, di allineare gli oggetti tutti secondo un certo piano oppure un certo sistema di assi, cosa che prima invece non c'era. Se volevi farlo dovevi manualmente intervenire oggetto per oggetto. Purtroppo ancora non è funzionale tutta questa struttura qui, perché ho letto anche sul forum che, perché per esempio io qui adesso ho fatto questo così, un parallelepipedo. Io adesso, se voglio provare a fare un altro oggetto qui dentro, quindi vado su questo body, faccio doppio clic, adesso è diventato azzurrino, lì non si vede. Non si vede quasi per niente, però la scritta body adesso è diventata azzurrino, vuol dire che gli interventi che vado a fare li vado a fare su questo body qua, quindi creo un nuovo sketch, lui mi dice su che piano lo voglio mettere, lo metto sempre qua, poi su questo nuovo sketch, per esempio, facciamo un cilindro, quindi traccio un cerchio, chiudo, vado a fare un prisma, ok. Ecco, io adesso il prisma, cioè vado a fare un cilindro e non c'è più, perché lui mi rende invisibile l'elemento precedente, però l'elemento seguente non me lo fa visualizzare. Questo anche nel forum ci sono utenti che lo scrivono, evidentemente ci stanno lavorando. Ecco, questo per farvi vedere le novità principali del nuovo sistema. Altra novità è questi strumenti qua, che consentono sempre in questo ambiente di lavoro qui di inserire una nuova linea di riferimento, un nuovo piano, poi forma legata, che francamente ancora non ho capito di che cosa si tratti, e quindi consentono di creare cose, allineare diverse geometrie usando sempre questa entità body, cosa che prima veniva fatta, cioè prima non veniva fatta, oppure si poteva usare questo workbench qui, che è l'Assembly 2, che però non fa parte del team di sviluppo, è uno che ha creato tutta questa cosa qui e che funziona, per l'amor di, questo è un assemblatore, quindi crea vincoli fra oggetti, vincoli di diverso tipo. Sì. Sì. Questo workbench che hai chiamato tu sarebbe un plugin che si mette su Rhino, per esempio, per avere determinate funzionalità specifiche? Sì, sono questi qui, questo elenco qua, questi sono tutti workbench. Alcuni sono di default, cioè nel senso che fanno parte proprio dell'applicazione in sé. Altri sono appunto, sì, possono essere intesi come dei plugin, loro li chiamano mod, perché per esempio questo Assembly 2, ora non me lo ricordo se è entrato a far parte di default oppure no. No, mi sembra di no, esatto. Per esempio questo Assembly 2 che è qui presente nella lista, è presente nella lista perché io ho caricato il mod. Cioè, ci sono due modi per inserire altri elementi di questo tipo. Nella versione nuova, che è questa, nel menu strumenti, c'è questo qui Add-on Manager,
che lui va a cercarsi su internet, sono connesso, sì, ecco, va a cercarsi su internet gli add-on disponibili, ecco, vedi, mi dice che Assembly 2 è installato, eccetera. E poi uno clicca, gli dice installa, io ci ho provato, però di fatto mi scrive download e dopo 5 minuti è ancora lì che mi scrive download e non va. Secondo me c'è un problema di permessi. Non sono pesanti di Eh? solito, non sono pesanti, non fai meno. No, 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 ma infatti no, poi io lo interrompo, dopo vado a guardare, c'è una directory che è creata che però è vuota, quindi anche questa cosa evidentemente non ancora non funziona. Comunque, tutti gli add-on, diciamo, disponibili, cioè tutti, quelli più importanti, quelli più accreditati, come sono una quindicina, come l'Assembly 2, oppure come i Fasteners che permette di creare fori, inserire viti, filettate secondo le misure metriche, c'è anche quello con le misure imperiali e così via. Quindi tutte le più accreditate sono in un altro repository che si chiama FreeCAD. Vabbè, il repository si chiama FreeCAD no, Daily, FreeCAD Extras. E la comunità praticamente. Ci sono questi, non so, c'è qualcuno che prende tutti questi mod che in genere stanno tutti su GitHub, li prende il sorgente, lo pacchettizza e lo mette sul repository di Ubuntu e poi chiaramente si occupa di mantenere allineato, cioè quando l'autore fa una modifica sul GitHub, automaticamente viene riportato il deb aggiornato e allora ti esce fuori l'aggiornamento. Oppure si può fare manualmente questa cosa che ho fatto io adesso, cioè io ho disinstallato tutti i FreeCAD Extras, li ho disinstallati perché questi Extras qui sono visti dalla versione 16, ma non sono visti dalla versione 17. E allora io li ho installati a mano nella directory dell'utente, perché quelli installati manualmente nella directory dell'utente vengono visti da tutti e due. Ora vi faccio vedere qua. Vi faccio vedere qua, c'è la sua directory, è questa qui, ls FreeCAD, nella directory FreeCAD c'è la directory macro e la directory mod, ovviamente nella macro ci sono le macro, nei mod ci sono questi plugin qua. Ovviamente tutto ciò che va a finire qui va a finire a livello utente, un altro utente non li vede. Invece, chiaramente, se uno installa i FreeCAD Extras dal repository, sono visibili a tutti gli utenti, però in questo caso, appunto, se io se vi faccio vedere mod qua, ecco, queste directory qua, ognuna di queste è un workbench. Io poi mi sono ricavato gli indirizzi di questi sorgenti che sono su GitHub, me li sono elencati qua per non perderli. Ecco, sono questi qui. E poi, a mano, siccome la bash non la so programmare ancora, mi ero perso un attimo a cercare di fare uno script, poi ho visto dopo circa 45 minuti mi sono accorto che a quell'ora l'avrei già installati a mano tutti da un pezzo e allora ho detto vabbè, installiamoli a mano. E quindi l'ho installati a mano, cioè ho fatto un git clone con l'indirizzo per ogni indirizzo e quindi ho fatto. E mi piacerebbe a questo punto avere uno script che all'avvio di FreeCAD si lancia in automatico, mi va dentro ogni directory e dentro ogni directory mi fa git pull in modo che si scarica gli aggiornamenti. Quindi se c'è qualche volontario che ha voglia di perderci, sì, e poi magari gli offro un caffè, anche una pizza volendo. Ecco. Comunque è molto. È mo eh? Uno spritz, vabbè. No, è che di solito non bevo, comunque vabbè, bevo anche. Comunque sì, per chi non fosse pratico, fosse a conoscenza di questo sistema, GitHub chiaramente è un repository dove uno pubblica dei sorgenti, poi insomma ho visto una cosa abbastanza complicata perché ci possono essere, per ogni progetto ci possono essere branch, cioè varie diramazioni, quindi si può installare una diramazione oppure un'altra.
cioè il modo più semplice di procedere è avere l'indirizzo di quello che si vuole installare, per esempio Assembly 2, questo qua, questo è l'indirizzo proprio internet del sorgente. Uno va qua, uno scrive git clone git clone questo indirizzo. Ora a questo punto lui mi dirà: c'è già una directory di questo nome, quindi non faccio niente, non mi rompere le scatole. Ecco, infatti il path di destinazione esiste già, non è una directory vuota, quindi stupido che sei. Ok, allora comunque, se non ci fosse stato, lui si sarebbe connesso, avrebbe scaricato il sorgente e avrebbe installato quello che c'è da installare. Per avere l'aggiornamento, io cosa devo fare? Devo fare cd dove mi sono perso? Dov'è? Freecad, dov'è? Ah, Assembly, ecco. Cd Assembly 2, gli facciamo un git pull qualcosa sta dicendo. Come sarebbe? Ti ha su un disco non montato, forse? Media dati da montare, forse? No? No, la selezione. No, ho fatto casino io, gli ho cancellato la directory. Media dati montato. E allora? I metadati apps data, ok. Free CAD mod ls. Vabbè, facciamo prima fare così, rmr assembly tong. Certo. Sì, intanto è tutto in Python sta roba qua. Sì, non c'è da compilare niente, scarichi e parte, cioè. Ah, FreeCAD Assembly 2. Ah, ok. Ok, allora facciamo così, R, dunque, CD, l'Assembly 2 di prima era una versione più vecchia, si vede, RMR, FreeCAD, Assembly 2, yes, adesso non c'è più. Quindi adesso se noi gli facciamo fare il git clone assembly 2, ecco lui sta clonando il GitHub. Ecco. E adesso c'è di nuovo il FreeCAD Assembly 2. Ora, per qualsiasi altra directory qua, se io voglio vedere se ci sono degli aggiornamenti, per esempio posso dirgli cd, andiamo in FreeCAD, che ne so, drawing, dimensioning, gli faccio fare un git, sì, git, si dice git o git? Git. Ecco, git pull, e lui cosa fa? Controlla. E in quel caso si scarica solo ciò che è stato cambiato, ciò che è stato modificato e non tutto il pacchetto. In questo caso ci dice already up to date, cioè non c'è niente da aggiornare. Con questo sistema qua
noi possiamo avere gli stessi workbench sia sulla versione vecchia sia sulla versione nuova. Però appunto sarebbe utile avere uno script che fa questa cosa automaticamente cioè che entra nelle varie directory e fa il git pull a ogni avvio in modo che uno si ritrova aggiornati tutto quanto. Come? Puoi dare il git pull del percorso, se stanno fuori dalla cartella, se dai il git pull Questo non lo so, è ma tanto se c'è da fare lo script, fare un CD diritto che CD. dà l'uscita e l'uscita, cioè se magari riesce a farlo da dare un CD ma anche git pull, free card, asterisco, tutto quello che è free card con git pull. No, ma è che, no, ma, no, Sì, sto vabbè. trovando oggetti non più dati, ma non è Vabbè, è chiaro che io potrei fare uno script dove a mano mi copio le varie directory, che ne so, CD, nome della directory, poi eccetera, eccetera. Quello sì, lo so fare. devi essere all'interno delle directory per dare git pull, puoi dare git pull e directory. Non so rispondere a questa domanda, lo vediamo subito. Git pull, diamogli una directory a caso, dunque git pull. Ma insomma, git pull. No, non fa neanche il completamento. Se gli faccio fare il completamento, già lo interpreta come un comando. Quindi, no, sicuramente non si può. Oppure, Se fa lo scrivi vabbè, me la copio. Aspetta, me la copio. La copiamo. Prendo la stessa di prima. Fermati lì. Git pull. No, non la riconosce, non la riconosce come una directory. Poi dici tu col punto barra? Vediamo. No, non si può. Bisogna fare cd directory. Vabbè, comunque l'idea mia era quella. È chiaro che per fare cd freecad, draw, fai questo, eccetera, poi cd due punto, punto, poi cd, eccetera, eccetera, quello è banale, no? Io volevo fare uno script che individua il contenuto individua il contenuto della directory ricorrente ed entra automaticamente nelle varie directory, senza specificargli i nomi. Esatto, cioè in modo che se io aggiungo un git non devo aggiornarmi lo script che ho fatto banalmente a mano, cioè una cosa insomma iterativa, ecco, vorrei riuscire a fare, no, non ho la competenza per farlo. Vabbè, questa era così una carrellata su quello che potrebbe essere, spero diventi presto, la nuova versione stabile perché dovrebbe avere novità importanti. Allora, questo ora lo possiamo chiudere. E andiamo a parlare, continuare a parlare, appunto l'altra volta eravamo rimasti fermi al part design, quindi ripartiamo da qua e facciamo un po', facciamo qualcosa. Allora, aspetta, cioè vi faccio vedere. Come? Il pezzettino della moto, eh sì, quello mi sembra l'ho fatto col daily, aspetta. Ah, sì. Allora, questo lo faccio, questo come l'ho fatto con quello nuovo, devo riaprire quello nuovo. Allora, vediamo se ce l'ho ancora qua. Da vecchio a nuovo no. Non credo, cioè non lo so, aspetta, fammi vedere. Che ora io ho anche le idee un po' confuse, eh. Aggancio cursore, no, ma perché l'ho fatto sull'altro computer. Fammi vedere, aspetta, Allora, apri.
No, ok, va fatta. Cos'è questo body? No, 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 è compatibile, perché questo qui è un file fatto con la versione nuova e quindi me l'ha aperto, perché infatti c'è il body qua, c'è il body, vabbè, comunque preferisco farvelo vedere con questa perché così evitiamo casini. Allora, torniamo qua, media. Ecco, sì, allora questo è banalmente è un contrappeso manubrio della moto, cioè sono dei pezzi di metallo molto pesanti che si vengono avvitati al manubrio della moto dopo le manopole, ce l'hanno tutte le moto questi. Eh? Sì, sì, infatti sono contrappesi del manubrio che servono per ridurre le vibrazioni. Esatto. Cioè, in modo che le eventuali vibrazioni del motore vengano per quanto possibile smorzarle. Siccome io le avevo verniciati, li avevo tolti per verniciarli. No, erano sverniciati, uno era quasi arrugginito, allora quindi gli ho dato due mani di nero, due mani di trasparente, poi li ho riavvitati, li ho stretti, uno evidentemente non l'ho stretto bene. L'altra mattina andavo a Padova, a metà strada, vedo che dopo la manopola c'era il pezzo di ferro che spuntava fuori. Ah, dico, l'ho perso per strada. E allora dico, cosa faccio? Ora mi tocca comprarne una coppia. Allora, insomma, guardo i prezzi, insomma, 40, 50, 60, 70 euro, due pezzi di ferro. Ho chiamato Antonio, che è un BMW del 99. Chiamo Antonio, che è un mio amico mio, tipo come te, che ha un tornio lungo da qua a là. Gli ho detto, senti, ma se ti porto un pezzo di ferro lo facciamo uguale? Sì, sì, lo facciamo. Però fino a mercoledì non c'ho tempo. Allora dico, io da qui a mercoledì non posso andare in giro con la moto col pezzo di ferro che spunta fuori così. Qualcosa ci devo fare. E allora me lo sono stampato. Ho fatto il modellino e l'ho stampato. Chiaramente non smorza niente, però sì, è di plastica, non smorza niente, però quantomeno a vederlo insomma, sì, si vedono le righine perché non l'ho stuccato, insomma, gli ho dato una passata di carta vetrata e basta, però. Ma tu vuol dire che in internet non trovi niente, un eBay, qualcosa del genere? Sì, lo trovo, ma perché devo spendere, cioè, no, ma voglio spendere 40 euro per un pezzo di ferro. Così, sì, sì. La situazione è falsa, ci vuole il tornio. Sì, ma fino, no, ma questo amico ce l'ha, ma a parte ce l'ha anche lui il tornio, quindi posso andare a lui. E quindi ho fatto questa cosa qua, che è fatta più o meno così, le misure le ho prese io a mano, la rastrematura l'ho fatta un po' a occhio, ho cercato di misurare il diametro in cima dove iniziava a curvare, sì, col calibro e vabbè, insomma, tanto per la funzione che ha. Poi l'originale chiaramente aveva una brugola con la testa svasata, che chiaramente essendo sabato io non potevo comprarla da nessuna parte, e quindi sono andato a Brigo, ho comprato una M8 da 30 mm e ci ho fatto la sede per l'M8. E allora il procedimento che ho usato è stato questo qua. Quindi prima si crea questo sketch qua. Prima si crea questo sketch qua, eccolo qua, queste sono le misure che avevo preso io con il calibro. Come? Sì, quindi si fa questo sketch qua, poi si fa, eccola qui, Revolution, vedete Revolution, e quindi questo è il risultato della Revolution. Beh, poi sulla Revolution cosa succede? Si va a fare questo sketch qua sotto
Quindi come funziona? Si seleziona la faccia, si seleziona la faccia e si dice crea uno sketch. Ecco, ora qui, siccome siamo nella versione nuova, lui continua a dirmi questa cosa. Dunque, aspetta, Ora ti ho selezionato, quindi si seleziona la faccia e si crea uno sketch, ok? In questo caso, ora, il cerchio chiaramente è lo sketch che è stato fatto prima, quindi noi qui adesso abbiamo uno sketch in più che lo andiamo a cancellare. Lo sketch appena fatto sarebbe stato questo qui, quello con il cerchio. Sì, sì, ma ci si pensa dopo, no? Sì, certo. Sì, questo sì. Vabbè, diciamo che per me è più veloce fare un altro sketch che tracciare un cerchio che non andare a fare lo scanso, insomma la sega lì nell'altro sketch. Comunque sì, si può fare benissimo anche in quel modo. Da un punto di vista parametrico, secondo me è più corretto farlo così, perché se io un domani voglio cambiare questo foro, vado effettivamente a modificare un'entità di un foro e non un profilo di uno sketch. Comunque, da questo sketch qua si fa un pocket, cioè si fa una cavità. Si fa una cavità, il pocket chiaramente ha le sue proprietà. In questo caso ha una profondità di 22 mm e il risultato del pocket chiaramente è questo. Ecco, questo è una tasca, sì, fa una tasca circolare. Ecco. A questo punto c'è da fare la sede dell'M8, quindi io mi ero fatto, siccome con la stampante 3D le misure non tornano mai, ho fatto prima una prova più piccola per vedere che mi ci entrasse veramente il bullone, e dopodiché sono andato a fare questo sketch qua, che è appunto la sede dell'M8, qua appunto per essere sicuro che ci entrasse gli ho dato 13,8 anziché 13 che dovrebbe avere. E su questo sketch si fa una successiva tasca, l'ho fatta profonda 6 mm, il risultato della seconda tasca è questo. Se tu fai gli oggetti, se tu li fai il pezzo, poi la tasca, fare gli oggetti a parte, sia la tasca o questo esagono, a parte e metterlo dopo. Come metterlo dopo? Cioè, per fare un esagono, metterlo nel piano di testa e poi estrarre. E poi fare una sottrazione. Fare una sottrazione. No, non diventa più complicato. No, allora, questo qui, in questo modo, tu segui un percorso che poi, se vuoi modificare qualcosa, cioè è più automatica, cioè voglio dire, io qui adesso ho fatto una tasca per un bullone M8 che c'ha una larghezza 13. E come dicevi prima, lo estrae, eccetera, però allo stesso tempo anche se è un oggetto esterno, puoi aumentarne e diminuirne. Sì, però poi devo ripetere la sottrazione. Cioè io potrei a questo punto, ho capito cosa vuoi dire, io a questo punto potrei fare questa cosa qui, mi prendo questo pocket. Non è per dire sì. Vai così, è per dire, secondo te comincia a diventare più complicato, cioè ti aumentano di più le procedure, sì. Poi è meglio stare sempre su un unico pezzo e ragionare in quella maniera lì. No, allora, in questo caso è più veloce così. Chiaramente se io, come nell'altro caso, quando avevo portato il drone, avevo fatto quella specie di case per il drone, che c'era una parte sottostante che c'erano dei fori e poi c'era il coperchio che doveva avere gli stessi fori. Allora a quel punto le cose erano due: o usavo uno sketch per i fori, lo stesso sketch per i fori, sia per la parte sotto che per la parte sopra,
Oppure mi creavo tutta una serie di cilindri che poi usavo come geometrie per fare fisicamente il foro, cioè per fare effettivamente la sottrazione booleana, e allora a quel punto dovevo stare attento a usare il medesimo oggetto sia per fare i fori di sotto che per fare i fori di sopra, chiaramente. Quindi a seconda di che lavoro faccio, scelgo una cosa oppure l'altra. Questo qui sicuramente è più veloce, perché se io un domani mi accorgo che, questo oggetto qui mi va pure su un'altra moto, anziché avere l'M8, c'ha l'M6, allora io vado sul suo sketch, che non è questo, dov'è? Vado sul suo sketch, che è questo, io cambio questa misura qua, l'M6 che cos'è? 8, 10? Anziché 13,80 gli dico 10 mm, ecco, autoaggiorna, si è già aggiornato, chiudo e questo è diventato un buco da M6. Cioè non devo andare a modificare un'altra cosa che ho fuori e poi ripetere una sottrazione, capito? Esatto. E poi dopo c'è l'ultimo passaggio, che è il foro centrale, che è questo, chiaramente. Quindi qui c'è un'ultima tasca fatta con questo sketch qua, si vede lì? Si vede? Sì. Comunque è il foro da 4,5 per farci passare l'M8, anche questo l'ho fatto un po' larghetto, perché poi la stampa... Come? Se vuoi farlo da 3, basta applicare la stessa? Sì, uno va qua sulla proprietà del raggio e cambia qui. Come fai a rastremarli gli sketch? Cioè lo sketch è una rastremazione o...? No, è stato creato così. Cioè, perché gli dai le dimensioni? No, l'ho fatto io così, vedi? Questo è un profilo, è una rotazione. Ok, questo è l'interno, dico del buco, dell'esagono, eccetera. Lo sketch intendi che è la figura piana, e poi la rastremizzi. No, la rastremizzo, la estrudo. Estrudi, sì. Ah, ok. Sì. Perché, e come lo fai nelle proprietà? La estrusione vera e propria? Si fa, sì, insomma, questa è una scorciatoia, aspetta, facciamo un'altra cosa, creiamo uno sketch, quindi lui mi crea automaticamente, siamo nella versione nuova, quindi lui mi crea automaticamente un body, mi fa scegliere un piano, scelgo il piano XY, siamo sul piano XY, facciamo una figura qualsiasi, ecco, qui sul FreeCAD nuovo c'è anche... Ci sono anche nell'ambiente Sketcher, ci sono anche le B-spline che io non le so usare, però finalmente hanno fatto le B-spline parametriche e quindi... ingegnere, se ci vuole dire lei cos'è una B-spline, io le sarei veramente grato. Se ci dice cos'è una B-spline, perché io non lo so cos'è una B-spline. Ah, non lo sa, ok. I punti guida e poi la parametrica, i raggi, i raccordi, li fa secondo grado. Oddio, che succede? Che c'entra questa cosa? Vabbè, lasciamo stare le B-spline, che ho visto che già mi hanno fatto venire il nervoso. Ecco, facciamo un oggetto semplice, un bel esagono, che con un bel esagono non si è mai fatto male a nessuno. Ecco, quindi mettiamolo al centro, questo magari lo mettiamo dritto, ok? Gli diamo una misura, da questo punto da qua a qua deve essere 20, ok? Questo è un esame, questo è uno sketch, sì, è un esagono, questo è uno sketch. Ah, c'è ancora la B-spline di prima. No, via questo. Ok. Questo è uno sketch, a questo punto con questo sketch devo decidere cosa farci. Qui ho delle scorciatoie, queste sono
primitive additive, quindi queste sono cubo, cilindro, sfera, eccetera, eccetera, oppure con questo faccio le tasche, con queste si fanno le tasche e gli smussi, oppure vado qua nelle azioni direttamente e ciò appunto posso selezionare prisma, cavità, rivoluzione, eccetera, eccetera. Gli seleziono prisma, lui mi propone un'altezza di 10, gliela posso, chiaramente gliela posso cambiare, e questa è l'estrusione dello sketch. Ecco, ok? E poi per farvi vedere appunto il procedimento che ho fatto prima, però passo per passo, appunto, se io su questo oggetto vado, voglio andare a creare altre geometrie, cioè voglio aggiungere altre geometrie, faccio allo stesso modo, quindi seleziono, posso selezionare una faccia, su questa faccia creo uno sketch, per esempio andiamo a farci un triangolo. Ok, andiamo a farci un triangolo, gli dico che questo triangolo mi deve fare un prisma e qui abbiamo questa cosa. Se faccio, anziché il prisma, chiaramente vado a fare, faccio un triangolo e anziché il prisma vado a fare una cavità, chiaramente andrò a fare un foro. Ok? Ecco, sempre, sempre su questa parte nuova, quando sarà in funzione, sarà veramente interessante, perché io, allora, l'oggetto body in questo caso è l'oggetto attivo, io posso dirgli, posso selezionare questa faccia, posso dirgli fammi un piano, lui mi fa un piano allineato su questa faccia. È un piano di riferimento. A questo punto io ho un piano di riferimento, tenendo selezionato il piano di riferimento gli dico fammi uno tenendo selezionato il piano gli dico fammi uno sketch, a questo punto io vado a disegnare lo sketch sul piano. Ok? Cosa succede? Se io modifico le proprietà del piano, quindi sul piano di riferimento, datum plane, vado sulle proprietà del placement, che in questo caso lui me lo chiama super placement, me lo chiama, vado nelle proprietà del placement e vado a modificarmi l'orientamento del piano, per esempio incliniamo il piano rispetto all'asse Y, quindi diamo la Z 0, l'Y diamo 1 e vado a dargli un angolo inclinato. Non sta inclinando niente. Ah sì, ah, l'ha inclinato. Ah. È perché per lui l'asse Y è un altro. Devi guardare in basso alla destra, perché è sempre riferimento di là. È giusto? Madonna mia. Allora no, io lo volevo mettere così, e quindi gli devo dare X. Allora, gli devo dare X. 1. Oh, ecco, esatto. Ma non così. Facciamolo così. Fammelo vedere il reticolo. Ecco, dove è finito lo sketch? Ah no, lo sketch è vuoto ancora, non c'è niente nello sketch. No. Ecco, ok. Quindi andiamo a fare un qualsiasi cosa su questo sketch. Poi gli dico fammi un foro, fammi una cavità simmetrica, così mi esce anche fuori. Ah no, non esce fuori. Come mai non esce fuori? Negativo, perché il piano è sempre piano, devo dargli il valore negativo.
Ah già, è giusto, la parte fuori non me la può far vedere, che stupido. Certo, no, comunque ecco, ha fatto un foro con l'inclinazione data dal piano. E cambiare il piano, cambiare il foro. Esatto. A questo punto io, se poi un domani vado a cambiare l'inclinazione e l'orientamento del piano, mi cambia il foro che sono andato a fare. Questo però nella versione stabile, questa opzione qui non c'è, o meglio, ci sarebbe, però bisogna farla a mano. C'è una macro, si chiama Work Futures, che permette di selezionare tre punti, permette di creare un piano. Allora a quel punto tu vai a selezionarti il piano, però sono tutte entità, ognuna sono entità a sé stanti che non seguono. In questo modo invece sono tutte dentro a questo body, e quindi poi qualsiasi manipolazione tu fai sul body coinvolge tutte quante. Lì invece no. No, le altre si riesce a fare, però sono tutte cose che poi rimangono svincolate una dall'altra un domani. Questo invece rimane tutto interno qua al body, e quindi sarà una cosa interessante, diciamo. Però, ripeto, ancora non funziona tutto come dovrebbe. E, ok, allora adesso torniamo su quello stabile, che così evito di avere brutte sorprese, e possiamo continuare a parlare del part design. Non so, possiamo esplorare appunto le rivoluzioni, oppure nell'ambiente part ci sono questi elementi qua, sweep, che sono interessanti. Loft e sweep, perché consentono di creare delle figure più complicate. Il loft è un'estrusione che parte da una forma piana e congiunge un'altra forma. Quindi, per esempio, noi possiamo andare a creare due sketch distinti. Andiamo qua. Creiamo qua una forma qualunque. Poi facciamo un altro sketch, sempre qua. Ne creiamo uno più grande. Ora lo sketch di prima lo portiamo più su, quindi andiamo nel placement. Vado a modificare la posizione nello spazio dello sketch, me lo porto più sopra, portiamo, non so, 50 mm su, ecco. Adesso vado a convertire lo sketch che ho fatto nell'ambiente Sketcher, me lo vado a convertire in draft. Dove sei? È che sono abituato con l'altro computer. Dunque, ecco qua, converte oggetti draft in schizzi e viceversa. Quindi io vado a convertire questo. Ecco, quindi mi ha creato una faccia, vedete? E poi da questo vado a crearmi un'altra faccia. Adesso torno nell'ambiente part e andiamo a proviamo ad andare a fare un loft tra queste due cose. Quindi gli dico da qua, questo lo devi usare per il loft. Questo pure, crea solido, ecco, e questo è un loft. Sì. Ma non è possibile, ad esempio, visualizzare tipo proiezioni ortogonali, poi tu selezioni una delle facce, lavori su quelle automaticamente, le altre tre si aggiornano. Vedete come sono le proiezioni ortogonali? Sì. Non lo so come si fa. Dividi 4, lavori su, attivi una delle quattro finestre, lavori su quella, la puoi anche ingrandire perché magari ci vedi poco, perché Sì, sì, comunque sì. non c'è un oggetto piccolo. Comunque automaticamente le altre si aggiornano, quindi tu con la stessa visione hai quattro punti di vista diversi, no? Non so se lui lo fa, per esempio altri lo fanno. So che c'è chi Adesso la parlo con fa. Pietrino, perché ci sono conoscenze. Ho visto sul forum che uno l'ha fatto, non so come ha fatto, ma l'ha fatto. Molto utile,
No. Immediatamente devi accedendo anche alla tutti di vista. Sì, cioè duplicare, cioè avere più di una vista contemporaneamente. Non credo che sia possibile qui, cioè con le opzioni sue interne, non, francamente non credo che sia possibile. Oppure sì, crea una nuova vista, vediamo. Ah sì, è la nuova vista, è lo stesso documento, però è visto da un'altra parte. Eh sì, bisogna affiancare le varie finestre. Sì, eccole qua. Sì, però ci vuole uno schermo. Infatti chi lavora con grafica non ha certo un sì. Sì. E questo era il loft. Chiaramente se si usano geometrie diverse ci possono essere risultati più o meno validi da un punto di vista geometrico. Lui comunque ci prova lo stesso. Cioè, se noi andiamo a fare, anziché un altro rettangolo, boh, facciamo un cerchio. Questo lo mettiamo reticolo, ecco. Andiamo a fare un cerchio. Poi vado, prendo sempre nell'ambiente draft, vado a convertire il cerchio in una figura. Che succede? Ah no, succede che, certo, devo vederlo così. No. No, perché vedi che gli sketch sono ancora lì. Cioè io per fare questo loft devo avere una figura in 2D che non sia uno sketch, deve essere una faccia. Quindi nel momento in cui io vado a cambiare lo sketch primitivo e poi comunque devo rifare l'altra faccia, cioè devo rifare un loft da capo. Cioè non è parametrizzabile questa cosa, come la sto facendo adesso, insomma. Sì, ora infatti noi ora proviamo a mettere questo qua sopra, poi gli diciamo, sì, eliminiamo questo, ecco, poi gli diciamo di fare il loft da questo a quest'altro, quindi loft, usare il primo e il circolo. Ok, crea solido, ecco, che da un punto di vista geometrico non so che valore abbia questa cosa. Una capa, invece di un solido lo fai come superficie, tagli. Sì, ma no, ma lui lo fa, ma non so se ha una correttezza geometrica questa cosa, capito? Perché per esempio una volta che ho provato a fare una cosa di queste, l'ho mandata sullo slicer per fare poi il G-code, lo slicer mi ha trovato boh, non so quante centinaia, migliaia di errori da correggere. Quindi non... Cioè, una vista laterale.
effettivamente qua che so, hai una, un problema matematico di gestione sulla curva di tutte le superfici di quella colonna che riporta, cioè un conto se la dal punto di vista matematico la gestisci. Se adesso comincio a gestione non la comincio a fare le sezioni, comunque le sezioni tutti, come dire. No, trova l'errore prima di fare quel lavoro lì. Cioè, trova errori di tipo di normali, una cosa del genere. Insomma, non sono più una superficie complessa che un foglio. La lofta tutto è l'uomo, tratta una superficie enorme di foglio. Vediamo, cioè posso aprirlo un attimo. Posso aprirlo un attimo. 3D printer. Slicer, pin, tong. Questo lo esportiamo. Esporta. Prova. Add. Prova. Ecco. No, non mi ha trovato errori, no, è tutto perfetto. No, è tutto. No, è una K, se la K si può fare la K, non ci sono errori. Quindi dov'è andato l'ingegnere? Dobbiamo fare una stampante enorme per poter fare la K, dobbiamo fare. Ecco, una cosa ancora un po' leggermente più complicata è la sweep, perché la sweep consente di estrudere una figura lungo un percorso. Quindi se noi andiamo a fare prima di tutto il percorso. Andiamo a fare un percorso qualunque, vabbè. Quindi in questo caso sto facendo tre archi di cerchio, li unisco, no, li unisco. Poi li rendo tangenti fra di loro, così viene un attimino più gradevole. Ok? Ecco. Vabbè, questo è un ipotetico percorso 2D. Ok? Allora, da sketch lo creiamo, lo convertiamo in schizzo. Ecco, quindi questo è lo sketch. E questo invece è l'entità 2D schizzo. Poi adesso proviamo a fare una, sempre su parte design, creiamo una figura sul piano XZ, usiamo pure questo. Poi sempre lo da sketch lo convertiamo. E adesso andiamo a usare l'utilità sweep
andiamo a usare l'utilità sweep, quindi gli diciamo che deve usare questo poi dobbiamo selezionare il percorso sweep no scusate ho fatto sto facendo confusione chiudiamo tutto questo mettiamolo ok 1 2 sì sweep quindi questo è il percorso questa è la disegno da estrudere poi gli diciamo di scegliere il percorso sweep 1 2 3 percorso sweep non gli ho fatto crea solido op vabbè fatto ok ecco no niente perché non viene sì ma non ho capito. Percorso sweep. Sì. Io lo darò sotto. No, sì, qua bisogna selezionare uno più bordi connessi nella vista 3D e poi fatto. Eh sì, ma se non gli do la... No, prima bisogna dargli la figura, cioè bisogna portare la figura di qua, poi si selezionano i percorsi 1, 2 e 3, perché me lo chiede di nuovo? Eccolo, oh, eccolo qua. E quindi abbiamo preso questa sagoma, diciamo, e l'abbiamo estrusa lungo questo percorso. E qui c'è, nelle opzioni dello sweep, c'è un'opzione che si chiama Frenet che consente di mantenere o meno l'orientamento della figura. In questo caso non cambia niente, però ho visto per esempio per fare gli scalini, per mantenere lo scalino sempre uguale nella scala chiocciola, ora non mi ricordo se andava messa vera o falsa, perché in alcuni casi mentre estrudeva diventava sempre più grande la sezione. Insomma, non sono molto padrone di questi strumenti perché non li uso mai e mi piacerebbe poterne avere una conoscenza migliore, ma non ho il... Arrivederci. Non ho il tempo di fare tutto. C'è una maniera per mettere la superficie che viene esclusa lungo il percorso per comunque dare normale l'inizio del percorso? Non ho capito. I bordi sono non orientati sul percorso. C'è un percorso anziché su un piano che non sia su... La superficie è in un punto non coincidente con l'inizio della esecuzione. Sì. Se tu volessi usare quella superficie che hai esecuto in un punto diverso dal percorso, cioè tipo uno degli spigoli della superficie, cioè prendi la superficie e restituisci lungo un percorso che comincia da uno degli vertici della superficie, è possibile? Beh sì, basta allineare la sagoma con l'origine del percorso.
Sì, e anche come orientamento. Sì, sì. Beh, certo, se tu inclini certo, cioè in questo caso la... no, il primo punto del percorso è il primo punto del percorso, cioè è se io voglio parlare la superficie che è perpendicolare poi un punto di partenza polare, sì, no, lo gestisce lui, perché per esempio in questo caso l'inizio del percorso era un arco di cerchio e vedi che qui lui ha creato la superficie perpendicolare alla tangente del cerchio, proprio esattamente in quel punto. Cioè lui ha preso la sagoma che io ho disegnato e l'ho disegnata, diciamo, sul piano XZ, lui me l'ha riportata sul punto d'inizio del percorso, orientandola in senso ortogonale alla tangente, dato che è un arco di cerchio. Provo a mettere fuori le nostre di base, mettere fuori sulla carta. Non cambia. No, perché non sembra che abbia la sezione portante. Ah, la sezione dice. Segue perpendicolarmente il percorso o segue il percorso? Qualche altro modo. Perché dica, se il parco dice non va, che seconda. No, non lo segue, secondo me non lo segue perpendicolarmente, lo segue in base all'angolo che c'è fra la... cioè fra l'angolazione, diciamo, della sagoma e l'angolo che fa con il percorso nel momento in cui si incrociano. Cioè, in questo caso, cioè, non so se mi spiego. Cioè, la sagoma viene ruotata sempre dello stesso valore, vedi? Cioè, siccome io adesso l'ho fatto a caso, adesso io l'ho fatto a caso, se noi andiamo a modificare questo qua, aspetta. Cioè, tu puoi mettere un vincolo in cui dici che la superficie del fundere è, la normale della superficie del fundere è perpendicolare al percorso dominante. Mi stai facendo una domanda che veramente vorrei poter saper rispondere, ma non solo non so come si fa, non so neanche se è possibile. Cioè, capito, non... Che succedeva in auto questa cosa? Come un pennarello? Tu hai questa superficie qua, con questo tracciato, e siccome questa non è parallela a questa qua, probabilmente segue la normale di questa linea qua. Lo intuisco. Ora, per vedere se è così, io adesso questo arco di cerchi lo metto perpendicolare, capito? Sì, infatti è quello che voglio provare a fare adesso, guarda. Io adesso gli creo una tangente. Io adesso creo una tangente e adesso la tangente la mettiamo. Vediamo un po', ecco, facciamo così. Oh, bene. Quindi noi adesso abbiamo l'inizio del percorso
è perpendicolare al... No, all'inizio del percorso è perpendicolare. In centro? Cioè adesso l'inizio del percorso è perpendicolare alla sagoma, ok? Chiaramente la sweep bisogna rifarla. Sì, in poi le esclusioni, l'ultima frase sarà da rifare dopo un pezzo. Quindi rifacciamo tutto, quindi noi prendiamo questo e dagli. Noi prendiamo questo, draft. Ecco, poi la D-wire rimane quella, quindi andiamo qua, sweep, D-wire, poi 1, 2, 3, crea solido, percorso sweep, fatto, ok. Ma perché? Un, due, tre, percorso sweep. Eccolo qua. Adesso è chiaro che... Adesso è chiaro che il senso di rotazione è sempre in base alla tangente della curva, giusto? Eh? E questo non so cosa sia, ok. Allo stesso modo, chiaramente, se io come percorso gli faccio fare dov'è? Se io come percorso gli faccio fare un'elica, quindi facciamo un'elica raggio 20, 30, altezza 40, 50, vediamo che succede. No, cosa è successo? Perdonatemi, ma non sono esperto di questa cosa. Altezza 50, 1 mm, no. Beccheggio 5. Non cambia niente. Sì, ok. Allora, dunque, elica. Qua pitch 5, no, pitch 20. Oh, ecco. No, più alta. Allora, alta 150. Ecco. Pitch 60. Ok, va bene? Facciamo così, proviamo a dargli questo percorso qua, quindi noi facciamo un'altra sweep, gli diamo sempre la stessa D-wire, poi gli diciamo crea solido, percorso sweep, gli diamo tutta l'elica, 1, 2, 3, fatto, ok. Ecco, e qui ora succedono le cose strane. Ecco, e qua, dunque, togliamo questo che non ci fa capire, ecco. E qua succede una cosa pazzescamente che non ha senso e che per aggiustarla probabilmente bisogna andare a cambiare questa cosa qui. Ecco, ora sì. L'ultimo punto come
Non chiedetemi cosa sei, cosa sia quella Frenet, perché io ho cercato di capirlo, ma non ci ho capito niente. Quindi ho capito solo che quando vedo quelle cose strane in quel modo, bisogna andare su Frenet e dirgli true, perché se gli dico false, succedono i casini in questi casi. Qui addirittura si è attorcigliata su se stesso, vedete, cioè non. Esatto, perché cambia lo sviluppo, diciamo, del solido mentre lui percorre la. Cioè, questo succede quando ci sono delle rotazioni, quando ci sono delle rotazioni superiori all'angolo giro. Invece, se gli diamo true, ecco, allora in questo modo uno può fare le, non so, le filettature, oppure può fare le scale a chiocciola, può fare tutto quello che, le molle, tutto quello che si fa con, insomma, con una struttura spirale, ecco. Forse mettendola così si riesce a fare la chiocciola, cioè la casa della lumaca, non lo so cosa ci si fa con questa cosa qui. Ecco, Come? Ecco. Vabbè, poi che cos'altro si può guardare un pochino più da vicino? Le operazioni booleane le abbiamo viste, no? Non si può mettere in tavola. Il? In tavola, qui sì. Per fare un file su un disegno di PDF bidimensionale, una presentazione bidimensionale che può Sì, si può, sì, lo fanno, ma io non so come si fa. C'è il workbench apposta, uno è il drawing che appunto consente di fare tutte le proiezioni, e il drawing dimensioning, questa è un'altra cosa che forse appunto c'ha più cose, no, però non l'ho mai guardato, ecco. Sì, certo. Certo. Ora, se volete guardiamo un attimo, dunque, no, praticamente abbiamo finito. Sì. Allora, per la prossima volta magari preparo qualcosa di più preciso, magari volendo porto la stampante, così vediamo un'applicazione, tutto l'iter, cioè modellazione, slicing e stampa. C'è un workbench, sì. Aspetta, dov'è? Questo qui, ray tracing. C'è questo workbench qui, ray tracing, però bisogna installargli il motore. Perché, vede, esegue il rendering del progetto ray tracing corrente con un renderizzatore esterno. Anche questa è una cosa che non ho mai, cioè non ho mai usato e va studiata, però da quello che vedo su internet c'è gente che riesce a farlo, perché vedo che gente pubblica i solidi di legno, di marmo, quindi sì, si può fare. Ecco. Praticamente questo è solo un front-end per il renderizzatore, che suppongo lui voglia PovRay, suppongo voglia quello lì. Esatto, sì. Questo è solo un front-end delle opzioni del renderizzatore, praticamente una scorciatoia per lanciare il rendering senza impazzire con la cosa, sì, con la linea di comando. Ecco. E poi interessante da guardare, che però me l'ha insegnata lui, che però io non ho approfondito, infatti non mi ricordo neanche come si fa, c'è tutto il workbench sugli elementi finiti, che consente di fare l'analisi delle forze, però anche questo no,
per me ancora è troppo avanzata come cosa, perché si partiva da oggetto qualsiasi, si andava qua, crea una nuova analisi meccanica. No, però qui ha fatto troppo i pochi. Eh sì, perché abbiamo dato un oggetto troppo piccolo. No, vabbè, facciamo un cubo di più grande, facciamo un cubo di 1000. Ecco, cubo di 1000. Ma non calcolo le iniezioni elastiche, no? Fermo. No, si calcola le plastiche, sollecitazioni, ma non Le sollecitazioni, quindi sì, non evolving, i tipo carichi, se diciamo. carichi, sì, ma non come si comporta più sui rinnovi che dovete mettere Box mesh. sui box, che se ne fate, se avete il suo modulo, cioè tutto quello che sono i box, oppure se non lavorare No, sto brancolando nel buio. Sì, si crea la mesh, poi si creano i vincoli, si applicano le forze e quello trova i punti deboli. Trova i punti deboli, però non la sto brancolando nel buio. Me la devo dovrei studiarmela, impararmela, ma vabbè. Per stasera è tutto.